Aia. C'ho i tagli da lavoro perché faccio il cuoco. Bene, stiamo alla grande, eh? Siamo tornati in pompa magna. È stranissimo dopo 2 anni, vero? C'ho 30 anni, ragazzi. Ho iniziato a 22 anni, c'ho 30 anni. Passa il tempo, eh. Ci tengo a dirvi alcune cose. Prima fra tutte, scusa a tutti. Scusa a tutti perché ho perso la credibilità nei vostri confronti, ho perso la voglia che avevo di creare dei contenuti per questo canale. Ma una cosa devo dirla. Non ho perso voi. Voi c'eravate quando facevo video. Quando ho smesso, continuavate ad esserci. Quando pubblicai il video 2 anni fa nel quale dissi che non avrei più caricato video, poi sono un incoerente cronico, quindi di questo vi dovreste essere già abituati, continuate ancora ad essere iscritti a questo canale. Questo cos'è per me? È un atto di fiducia. È un atto di fiducia. Quando una persona si iscrive al tuo canale, sta dando fiducia a te, a me. Non a un pinco pallino qualunque, io di questa cosa non voglio più dormirci sopra. Vi ringrazio per questa fiducia. Oggi, poco fa, ho pubblicato su Facebook una semplice scritta. Tormentone, che conoscerete bene. Subito è stato riempito di commenti malinconici, con le gif di Aldo, Gianni e Giacomo che dicevano troppi ricordi, le classiche cose. E se riesco a pubblicare un post su Facebook che tratta di quell'argomento, perché non posso pubblicare su YouTube qualcosa? Alla fine è sempre il solito gioco. Ci sono diverse teste che commentano, che la pensano diversamente. Su un post di Facebook, anche che pubblichi una notizia di una persona defunta, ci sono svariati tipi di commenti. C'è il solito riposa in pace, la solita preghiera di qualche cinquantenne che mostrano su Facebook, e sono tanti, sono aumentati negli ultimi anni. E poi ci sta anche quello che ti ricorda di quante persone muoiono ogni giorno ma non se ne parla. Saranno sempre solite ricarcate, però ci stanno. Io come potrei tornare qui a parlare con voi dopo tutto questo tempo? Potrei fare una lista di cose che mi piacciono facendo un coming out in diretta. Mi piace il caffè, la cioccolata, la chitarra, la figa, la melevisione. Però manca una cosa importante. Er cazzo. No, non si può fare. Semplicemente non faccio coming out. Anche perché non c'è niente di che a fare coming out. Per me lo trovo già una stronzata da farlo. Sono qui perché mi è rironzata un pochettino la voglia di venirvi a parlare. Per la questione della fiducia degli iscritti. Per dare una motivazione alla vostra iscrizione. Perché se siete iscritti qua, il motivo ci sarà, no? Che siate 10 persone a vedere questo video, 100 per me sarà comunque una vittoria. Il mio ringraziamento va a tutti voi. Ma soprattutto per dirvi una cosa importantissima. Iscritti, passati, presenti, futuri, semmai ce ne saranno. Preparatevi. Ad un nuovo varcazzo.